Buonasera a tutti da Morelli Anna, presidente della Genesis Media Film. Oggi ci troviamo nell'allevamento GFL di Francesco e Giuseppe Lo Surdo, che si trova in località Spinelli in provincia di Pisa, e siamo qui perché alcuni soggetti di razza mugese prenderanno parte ad un film cinematografico. Andiamo a scoprire. Ciao Francesco! Allora, facciamo conoscere un pochino meglio questa bellissima razza. Come nasce il cavallo mugese ed in quale regione? Allora, il cavallo mugese nasce nella regione Puglia, in una parte geografica specifica della Puglia. Nasce nel 1925, questo bellissimo cavallo. Ecco, appunto, parlaci un pochino di questo bellissimo esemplare. Allora, partiamo. Il mugese è una razza autoctona, riconosciuta autoctona. Questo, alla mia destra, è il nostro stallone di riferimento del nostro allevamento, è lo stallone Quintino, di 18 anni, di linea Granduca, con il suo allevatore proprietario, Lo Surdo Giuseppe. È uno stallone che attualmente è all'attivo a 27 puledri, è il nostro punto forte del nostro allevamento. La pupilla preziosa. Diciamo di sì, anche perché è un cavallo molto equilibrato, è adatto, anche perché il cavallo mugese si presta un po' a tutte le persone. È un cavallo a 365 gradi, è un cavallo socievole, sì, è adatto un po' a tutte le discipline, giustamente non chiedendo il massimo di alcune discipline, però è un cavallo che tutt'oggi ha le proprie peculiarità, sì, come razza. Tutt'oggi viene usato all'attacco, alla sella, si è comportato molto ma molto bene nel dressage ultimamente, ed è un cavallo che sta prendendo piede un po' su tutto il territorio nazionale e in particolare anche fuori dalla nostra nazione. I tedeschi sono molto attratti da questa razza e ultimamente verso la Germania alcuni soggetti, diciamo, sono partiti per la Germania, sì. Sono molto attratti, e questa è una cosa molto molto bella e positiva, perché vuol dire che nel 1925 chi ci ha lasciato a oggi questo cavallo, questa preziosa eredità, insomma, ci aveva visto bene. Dai, ci ha lasciato un gioiellino, perlomeno la bellezza in Italia ci sa. Certo. E della Puglia, questa è un'altra cosa, è una chicca. Fa parte delle chicche delle bellezze italiane. Diciamo sì, italiane. E quindi vi ringraziamo anche di portare avanti questa bellissima razza, insomma, anche, questi bellissimi esemplari. Poi, il cavallo mugese è censito oggi a 5.400 capi, insomma, già un buon numero, perché buon numero. Considerando prima la maggior parte del cavallo mugese era parecchio concentrato nella regione Puglia. Oggi anche le regioni fuori dalla Puglia è ben esteso il cavallo mugese. La Toscana è la terza regione a detenere più mugesi. Quindi diciamo nella che sua regione. L'Italia deve ringraziare anche l'allevamento GFL di curare, tramandare e portare avanti questi preziosi esemplari. Sì, questa passione nostra. Ecco, com'è nata questa tua passione per il mugese? Che appunto allevi qua in Toscana. Questa mia passione l'ho ereditata da mio padre, che mio padre l'ha ereditata da mio nonno. E quindi, cioè, praticamente ce la tramandiamo. È tutta veramente da anno in anno. Sono nel mugese all'età di 8 anni, come babbo all'età di 8 anni con mio nonno. Babbo ci lavorava la terra con questi cavalli. Certo. Noi i tempi vanno avanti, quindi no, il cavallo lo usiamo diversamente. Certo. Oggi, sai, si diventa un po' più signori. Certo. Diciamo, certo, che si usa per altre discipline. Bene, allora io ora andrei un pochino a curiosare al di là di questo bellissimo esemplare, quindi raccontando la tua storia dell'allevamento, quindi magari ci farai vedere, certo, anche esemplari. Quindi andiamo e scuriosiamo un attimino in questo allevamento. Allora, siamo qui con Lampo GFL, un nostro prodotto, figlio del nostro stallone Quintino, un puledro di 4 anni. Sempre giovane, quindi? Sì, è in fase doma con fase il suo handler Alice Brocanello. Ho affidato ad Alice la custodia di Lampo, anche perché Lampo è un cavallo
che punto a tenere fortemente, perché anche perché in ricordo della sua mamma che quest'anno ci è andata a mancare. Successivamente poi vediamo un altro puledro nostro che ho dovuto allattare, fratello pieno di Lampo GFL Olengo. Quindi vi prendete cura proprio a 360 gradi, sì, tutta la fase di evoluzione di questi esemplari. Giustamente questi sono animali che ti danno amore incondizionato, tu glielo devi anche un po' ridare, poi sono dei cavalli pazzerelli allo stesso tempo giocherelloni ma molto equilibrati. Come fai a non volere bene, a questi animali? Poi lui è stato sempre il mio coccolone da cucciolo, diciamo cucciolo per non dire puledrone. Ci si ruzza, abbiamo una certa confidenza e difatti per la troppa confidenza l'ho affidato Alice. Ho detto Alice guarda affidati, ma ho visto che vanno pienamente d'accordo. Abbiamo altri puledri qui nel parco con le fattrici. Parlaci un pochino del sì, tuo allevamento in generale, come ecco la giornata. Noi, tipo. Il nostro allevamento nasce nell'88 quando ci siamo trasferiti dalla Puglia in Toscana portandoci dietro le nostre fattrici dalla regione Puglia. Poi siamo arrivati a un punto di dire perché no non allevare in Toscana. Ormai i nostri prodotti sono allevati e riallevati, ci siamo tramandati i soggetti e io sto portando avanti delle puledre che sono puledre figlie delle cavalle di mio padre che saranno il nostro futuro. Ecco, ora ci spostiamo in un altro punto di questo allevamento GFL dove conosceremo un altro soggetto femmina, un bellissimo esemplare che tra l'altro sarà uno degli esemplari che prenderà parte alle scene del film cinematografico. Quindi andiamo a conoscere la protagonista. Andiamo. Ah, ecco la bellissima Venere. Complimenti, la bellissima Venere che è un esemplare femmina che farà parte, sarà una delle protagoniste di questo film genere fantasy ed ancora non sveliamo altro perché successivamente parleremo di questo. Intanto parliamo di questa bellissima femmina Venere. Lei è Venere, è fattrice di Murgesi approvata, di 5 anni, di proprietà Lo Surdo Lorenzo, è una cavalla molto tranquilla e docile e difatti hanno un feeling pazzesco fra cavallo e proprietario perché sono nati praticamente assieme. È molto legata al suo proprietario, come si può dire, molto padronale. Molto padronale. Ecco, parlando appunto di questi esemplari, noi sappiamo che esiste APAM. Cos'è APAM? Parliamo un po' di questo. Allora, APAM è un'associazione di proprietari allevatori del cavallo murgese asino di Martina Franca e i suoi ibridi. Si propone per organizzare eventi e feste per divulgare al massimo questa bellissima razza. Che fra l'altro vedo molto docile perché sì, sono cavalli docili. Stiamo facendo già conoscenza, quindi probabilmente ha capito che sarà un'attrice. Certo, perché Venere è una puledra molto intelligente. Poi ha feeling totale con il suo handler proprietario, Lo Surdo Lorenzo. È una puledra molto docile. Questi cavalli manca solamente la parola. Questi hanno un cuore grandissimo, considerando che è una razza, come si è detto prima, è una razza adatta un po' a tutti. Ritornando su APAM ha creato un collegamento fra i proprietari dei soggetti di cavallo murgese. APAM ha messo assieme un po' questa cosa, di ricompattare nell'insieme un po' tutti. Anche perché il privato è colui che poi investe su questa razza. Noi allevatori siamo bravi a fare un buon prodotto, si cerca di fare al meglio possibile, di tirare fuori un prodotto top, insomma d'eccellenza. Un prodotto top, però poi chi ci esalta il prodotto, poi fondamentalmente. Quindi privato. APAM sta comunque facendo APAM lavora tantissimo sul privato, chi investe su questa razza noi si cerca di rendere protagonisti questi proprietari. Se vuoi portare gente a investire su questa razza, tu qualcosa in cambio devi dare.
Noi abbiamo bucato bene l'obiettivo creando questi eventi per i privati ed esaltando in modo che loro possono, intanto si esaltano loro, danno il meglio di sé e in più esaltano la razza, perché un allevatore per quanto possa investire, sì, per noi è già dura allevare, figuriamoci se noi bisogna investire dei soldi, ecco perché il privato non va lasciato solo e APAM ha questa bella funzione di ricompattare un po' tutti. Quindi ringraziamo anche comunque il ruolo fondamentale che sta facendo anche APAM, oltre a ringraziare allevatori come te che comunque... Poi diciamo che con APAM metti assieme, collegando tutte le regioni, sei in forte conoscenza con altre persone, sei a confrontarti anche nei dialetti stessi, ti ritrovi con un murgesi in Emilia Romagna, nel Veneto, e questa è una tutta bellissima... Tutta Italia, un raduno, diciamo... Raccontiamo anche perché lei è una delle protagoniste del film, sì, di questo set, sì, ma la seconda protagonista, che è Luisa GFL, che... Ecco, intanto diciamo nomi, Luisa e Venere, Faranno parte GFL. Faranno parte di questo casting per questo film. Perché proprio loro due? Loro due perché io questa volta ho voluto scegliere due femmine, perché di solito la femmina, la fattrice, è quella un po' più nascosta, però ha un ruolo molto determinante per l'allevamento. È fondamentale. Proprio puledro. Valorizzare anche, diciamo, esemplari che hanno questa etichetta all'interno di un allevamento. Certo, certo, perché per noi è molto importante avere due femmine in queste due, in questo set, anche perché fra lei e Luisa ci corre un anno di differenza. Lei è una puledra del 2014, Luisa è una puledra del 2015. Sono due puledre eccezionali, ma speriamo che danno il meglio e poi sicuramente saranno la pupilla preziosa, il diamante, il diamante in cima alla cupola, alla torretta di tutto questo film, perché poi comunque questo film ricordiamo che è proprio anche a valorizzazione di alcune specie e razze animali, di cui appunto anche loro. Quindi ci sarà grande curiosità nel vedere cosa dovranno interpretare, come dovranno agire in relazione anche poi di tutti gli altri attori e componenti che faranno parte del set. Io ringrazierei intanto per questa giornata, per questo magnifico racconto di questo bel allevamento GFL. Ci diamo appuntamento alla prossima volta in un prossimo viaggio all'interno del mondo dei Murgesi, dove entreremo nel dettaglio appunto dello specifico di questo film fantasy e racconteremo il tutto dietro le quinte insieme a questi campioni. Per ora è ancora un segreto. Ora è sempre un segreto, però cosa diciamo? Seguiteci insieme all'allevamento GFL, che ricordo è in località Spinelli nella provincia di Pisa, e questi bellissimi murgesi. Quindi sarà tutto da scoprire. Un saluto, salutiamo e alla prossima. Alla prossima.